Salve a tutti, è da molto tempo che non ci sentiamo. Non ho resistito a fare un video perché credo che siamo in un tempo molto particolare dove si è superato il delirio. Siamo alla follia totale. Ho scritto poco fa un post riguardo la storia del presidente Zelensky e di Olena, che sono uscite su Vogue, una rivista a livello mondiale, una rivista di moda. Io sinceramente quello che pensavo l'ho scritto, ma credetemi, ve lo voglio dire veramente guardandovi negli occhi. Io ci credo, qui siamo alla follia, siamo un presidente di una nazione, dell'Ucraina, che tutti stanno difendendo, l'Italia, l'Europa, il mondo, dove c'è una guerra atroce che ovviamente noi tutti sappiamo, anche se il sistema vuole farci accettare il fatto che sia in guerra. Sono in guerra con la Russia dal 24 febbraio ultimo scorso, quindi come se 8 anni non sono esistiti. Io in vari video ho detto questa cosa soprattutto per far riflettere, ma ovviamente noi siamo talmente oramai soggetti che dobbiamo consumare tutto quello che ci propinano tutti i giorni che dimentichiamo la storia. E quindi voglio fare due punti fondamentali. Il primo è questo, perché trovo l'immagine di una vergogna inaudita di cui tutto il mondo sta parlando, perché se una nazione è in guerra, un presidente e la sua first lady, come siamo abituati dal linguaggio americano, non dovrebbero uscire sulle pagine di Vogue costruendo tutto questo set cinematografico e quindi poi trasferire le immagini a un mondo. In terra di Ucraina e in Russia sono 8 anni che muoiono donne, uomini e bambini, questo non dobbiamo dimenticarcelo. Quindi ognuno di noi deve farsi un esame di coscienza e prendere con le pinze tutte le notizie che ci vengono propinate quotidianamente, perché è come l'arsenico viene dato a gocce per abituarci ad una morte. Ecco, noi stiamo vivendo una morte inesorabile, è la morte dell'intelligenza umana. Credo di aver parlato già molto di Zelensky e della First Lady Olena. Un'altra cosa che mi ha colpito, e poi chiudo, è l'esternazione del nostro Presidente della Repubblica, tale Sergio Mattarella, che assolutamente non mi permetto di andare oltre, altrimenti sarebbe vilipendio al Capo dello Stato. È notizia di oggi che ha espresso delle sue opinioni, dei suoi giudizi sul fascismo. E ci sta. Vero è che siccome seguo la politica, siccome mi informo, siccome è un momento storico molto particolare, che ognuno di noi deve e dovrebbe riflettere, trovo quantomeno una forzatura da parte, del presidente Mattarella nel ricordare il fascismo, perché noi negli ultimi 2 anni e più, ci avviciniamo al terzo, abbiamo visto delle similitudini con quello che è successo storicamente. Ovviamente poi quando abbiamo preso delle prese di posizione in tal senso siamo stati accusati di complottismo e di quant'altro. Il Presidente della Repubblica dovrebbe essere garante della Costituzione e
Io credo che nell'ultimo decennio, questo risale già alla presidenza Napolitano, noi siamo abituati a vedere il presidente della Repubblica una figura molto più politica rispetto a quello che eravamo abituati in passato. Tant'è vero che poi noi tutti ci apprestiamo a scegliere i nostri parlamentari, i nostri senatori, ci rechiamo alle urne e puntualmente ogni volta ci è stato propinato, almeno è chiaro a voi tutti nella vostra memoria, vengono i governi tecnici, che per carità non bisogna mai dire il contrario, perché c'è una fetta della politica che dice: ma quando mai il popolo ha scelto il presidente del Consiglio? Benissimo, hanno ragione, però è pur vero che almeno in passato, quando esistevano dei veri politici, degli statisti, il presidente del Consiglio veniva scelto nelle forze parlamentari elette e non veniva imposta una figura tecnicocratica dall'alto. Ma capisco che queste cose poi ovviamente non fanno comodo capirle. E oltretutto volevo dirvi un'altra cosa. Già dalla presidenza napoletana è stata forzata quella che si chiama, e che credo la sinistra abbia da tempo accantonato, si chiama Costituzione italiana, di cui ci sono degli articoli che prevedono l'elezione del Presidente della Repubblica, che fra l'altro dovrebbe carica, che dovrebbe ricoprire una sola volta. Quindi siamo alla seconda presidenza che, per carità, non dico che ha violato la Costituzione, ha seguito le indicazioni della politica, di quella politica che sicuramente dovrà fare i conti con il popolo, perché sappiate che l'astensionismo sarà alto, come è sempre stato, lo si vede dappertutto, in qualunque elezione, anche a livello amministrativo. L'astensionismo è alto. Questa volta, quindi, finitela di fare i teatrini. Io sono questo, io sono quell'altro, questo. Siete stati dal 2018 col governo Conte, si è perso il controllo della situazione. Certo, il compimento del teatro nel panorama politico italiano, che è stato un esperimento di laboratorio sociale, il clou lo abbiamo realizzato con il governo Draghi, il governo dei migliori, e che non lo so, aspettiamo questo 25 settembre. Sarà una grande sorpresa per tutti quanti voi. Vi saluto, un abbraccio a tutti. Ci tenevo a dirvi ogni tanto la mia, altrimenti mi leggete solo e non mi vedete. Buona vacanza a tutti.